il più grande, sì. Ho fatto una versione un po' più corta stavolta ancora. Vedete, con le scritte più grandi, con le scritte della poesia più grandi. Allora, abbiamo Roberto Di Vito, viene accanto a me, poi Ugo Maestrocchi, Antonio Rassaldi, posto d'onore, prego, l'attore protagonista. Co-protagonista, ma insomma protagonista. Filo di quella serie. Ah, hanno figlio di questa casa? No, ma va bene, lo stesso. Allora, allora, come di consuetudine, con il nostro format tradizionale, una breve presentazione del gradito ospite Roberto Di Vito, che non è, come sapete, non è la prima volta che è ospite del Cinecircolo Romano. Abbiamo proposto più di un lavoro di Roberto Di Vito, regista sceneggiatore, appassionato di cinema sin da ragazzo. All'età di 15 anni inizia a realizzare i suoi primi cortometraggi in Super 8, spesso ispirati all'estetica autarchica del primo Nanni Moretti. Laureato in sociologia all'Università di Roma La Sapienza, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo compiendo varie esperienze formative, tra cui quella di assistente alle riprese per il film di Nanni Moretti Bianca nell'83, che l'ha messa in finita nell'85, e di segretario d'edizione per il primo film di Michele Soavi, La Setta del 91. Lavora nota ai sette di Fenomena dell'84, Opera 87, Due Occhi di Apollice 89, diretto da Dario Argento. Dal 91 al 2003 realizza i backstage di importanti spot pubblicitari in qualità di regista, operatore e montatore video, tra cui tre spot per la Banca di Roma, Treno, Leone e Tunnel, girato da Federico Ferrini, che gli valgono vari riconoscimenti, tra cui il premio alla creatività e targa Pirelli al Backstage Festival 1988 di Bologna. Esordisce ufficialmente dietro la macchina da presa alla fine degli anni 80, girando una serie di cortometraggi, La Notte del Giudizio nell'89, thriller, Sole del 94, vincitore del premio del pubblico al Festival di Capalbio nel 95, un thriller esistenziale in cui si delinea una cifra autoriale più precisa. Poi Ai confini della città, nel 98, un amaro porto della civiltà di più generazioni allo sbando, all'interno di una Roma inedita, completamente svuotata, pronta alla desertificazione, molto vicina ai paesaggi apocalittici di Cipriano Marisco. Il corto ottiene numerosi premi, tra cui il Globo d'Oro nel 98, e segna anche il passaggio verso un approfondimento di tematiche sempre più personali. L'attenzione verso gli ultimi condita da un realismo magico ambientato in luoghi mai banali. Nascono così il corto comico Il Parco del 2000, interpretato da Stefano Masciarelli, l'astratto Righe nel 2001 e l'intenso L'Angelo nel 2004. Nel 2011 dirige il primo lungometraggio Bianco, rielaborazione dell'omonimo cortometraggio del 2001. E summa del cinema corto del regista, per cui partecipa nel 2011 al Fanta Festival e al Bari International Film Festival. Come avete letto nei titoli di coda, Roberto Di Vito spesso cura anche le musiche, essendo musicista, di questo film ha curato anche il montaggio. Il produttore Ugo Maestrocchi, che vedete dall'altra parte con il barbone bianco, non ha bisogno di presentazioni, è un amico del Cinecircolo da molto tempo, perché ricorderete fin dai tempi del Salvio Le Magno, ha partecipato ad alcuni nostri forum, vedete il suo faccione appunto incorniciato dalla barba bianca nelle diapositive che ogni anno al Premio Cinema Giovane, queste sono delle opere prime, per la presentazione del festival proiettiamo, perché fa parte della giuria ormai da molti anni, di questo ne siamo naturalmente felici. E lo ospitiamo sempre molto volentieri. Storie già alto funzionario della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura, adesso in pensione, è uno dei più grandi storici del cinema che abbiamo, non c'è il festival che gli scappi, e ormai ci conosciamo da tanto tempo e ci troviamo sempre appunto nei vari festival. Antonino Lanzaldi, attore, che vediamo, protagonista che sta qui, magari lo facciamo presentare dalla regista, ecco la scelta. Oddio, io non, prima tutto, non so quello che ha fatto, però ha fatto tante cose, ha scritto dei libri, ma vabbè, presentali dietro,
Ecco, facciamo la presentazione. Che devo dire? Vabbè, mi limito ovviamente alle questioni artistiche. Certo. Ho fatto teatro didattico negli anni 70 con la compagnia del teatro appunto didattico Il Torchio di Aldo Giovannetti per una decina d'anni. E qui sottolineo, e mi hanno versato i contributi. No, no, a quella che era l'Empals, ora fagocitata dall'INPS. Poi ho interrotto per un 40 e passa anni e sono stato in campo editoriale, e tenetevi forte, mi sono occupato per il gruppo Rizzoli Corriere della Sera soprattutto di tematiche del mistero, e quindi astrologia, magia, parapsicologia, bla bla eccetera eccetera. Poi a un certo momento il filone si è esaurito e io ho detto, mo che faccio? Ah, ma io ero attore negli anni 70 e allora anche per, con una serie di episodi forse non dico misteriosi ma indubbiamente un po' curiosi, strani, ho ricominciato a fare l'attore anche ricominciando a studiare, quindi a 66 anni, adesso ne ho 80, a però, 66 anni mi sono riciclato come attore, ripeto, anche ricominciando a studiare. En passant, ho studiato con Lindsay Kemp, ho studiato con Pupi Avati, con Giorgio Albertazzi ormai defunto, anche Kemp per carità, e tante, Vladimir Volchansky dello Cirque du Soleil ed altri, va bene, e ho ricominciato a fare l'attore, che dire. E ho fatto molto teatro e non ho nessuna difficoltà a dichiarare che adesso sono 2 o 3 anni che ho smesso perché devo campare, nel senso che col teatro, a meno che non sia nei grossi giri col finanziamento pubblico dietro, non si vive, non si campa, e quindi bisogna avere altre entrate e fare altri mestieri oltre che gli attori teatrali. Per cui attualmente principalmente faccio lo dico, spot pubblicitari. Sono stato nonno Nanni, ultimamente nata Luna, che posso dire, Poste Italiane Casa, è roba varia, insomma. Ecco. E così come. No, io ho fatto il provino, ma hanno preso altri. Balocco, quello balocco, poi mi hanno detto che ha avuto un ottimo contratto di più anni addirittura come testimonial. Ah, ho fatto pure, questo ci tengo a dirlo perché ho visto che molti sono con la mascherina, e ho fatto anche la pubblicità per Italia Longeva, a favore della vaccinazione contro il Covid, la polmonite interstiziale, eccetera, eccetera. Ecco. Vabbè, direi che basta così. Vabbè, ecco. Grazie, grazie. Allora, prima di passare al regista, che poi naturalmente è l'ospite d'onore, però io voglio stuzzicare un po' il produttore. Anche perché probabilmente ci confermerà che anche facendo il produttore non si campa, no? Cioè, ma adesso ce lo dice un po'. No, tra l'altro voglio dire come. Accidenti, no, non c'è dubbio. E di questo volevo parlare, appunto, volevo stuzzicare un po'. E come ci si avventura appunto nella produzione cinematografica, non solo di corti come questi, ma voglio dire, lui ha prodotto un lungometraggio, peraltro Ciro De Gare, un nostro carissimo amico, è stato anche lui al. Con quel famosissimo Spaghetti Story, ve lo ricorderete, e che ha fatto Giulia, prodotto appunto anche da Ugo Paestrocchi, che ha avuto un sacco di premi, un sacco di riconoscimenti veramente notevolissimi, magari adesso ci ricorda lui. Allora Ugo, raccontici un po' questa avventura produttiva anche di questo film, perché no? Allora, purtroppo Catello ha anticipato molto. Però vi posso dire appunto che io ho lavorato per quasi 40 anni al Ministero della Cultura, alla Direzione di Cinema, che poi ha cambiato spesso nome, mi sono sempre occupato più o meno del cinema, e ho fatto un lavoro che mi piaceva molto, però purtroppo 3 anni fa, per raggiunti di età, mi hanno mandato via, se no io avrei continuato fino allo spasmo, fino all'ultimo. E quando ho ricevuto la mia liquidazione, in pratica ho pensato, vabbè, proviamo a
fare anche un film, passare dall'altra parte. Per cui siccome mi è capitato, ho pensato un po' per lavoro, di vedere spaghetti storiche, come la prima di Ciro De Caro, nelle commissioni, quelle che danno l'autorizzazione, quelle che ho trovato un tempo con commissioni di censura, che danno l'autorizzazione per la proiezione. E ricordo benissimo perché la presidente di quella commissione mi disse, ma tutto questo è richiesto di tratta, dico guarda, non lo so perché è un film che non è prodotto dal Ministero, quindi non sappiamo nulla. E lei mi disse, vabbè, vediamo a 10 minuti il moviola, poi facciamolo, se non c'è niente, mandiamo veloce e lo passiamo. Io ovviamente invece ci tengo a vedere i film, per cui da 6-10 minuti non avvisai assolutamente il presidente della commissione e tutti loro si vedono il film. E il viaggio è moltissimo alla fine, non mi sono interrotto. E poi scoprì che questo Ciro De Caro era uno che aveva fatto delle pubblicità. E poi siccome gli piaceva fare pubblicità e basta, voleva fare il vero cinema, allora si era venduto la macchina addirittura. E con quei soldi, e tenuto conto che conosceva moltissimi attori disponibili a lavorare gratis, chiaramente con l'assicurazione e tutto, però senza grosse spese, ha fatto questo spaghetti storico che se non l'avete visto, vi consiglio di provare a vederlo, si trova ancora su qualche piattaforma, oppure trovate anche il DVD da qualche parte, e vi assicurano che funzionava, scusate, finché costava 15.000 euro, e che invece intrattiene un pubblico, se lui pensava, non è un film di grande valore. Eppure poi fece l'opera seconda, e purtroppo, vi dico, l'ha fatto con un produttore importante, e questo non gli piacque a lui, l'acqua di Marzo, perché lo invitava molto. Alla terza opera, io appunto mi trovai per caso a parlare con lui dicendo guarda Ciro, se per caso hai qualche idea di sceneggiatura, io adesso ho ricevuto la realizzazione, magari anche con altri, possiamo provare a finanziarti. E quindi aveva l'anno prima del Covid, aveva cominciato a girare questo film che si chiama Giulia, su una sceneggiatura scritta da lui stesso, dall'attrice principale, Rosa Palasciano. E mi disse, ma purtroppo poi si è interrotto proprio per mancanza di fondi, è stata una cosa, l'esperienza del Bibbia. E quindi mi fece conoscere un avvocato italiano che pensate, lavorava in Francia, aveva visto il suo primo film in uno dei tanti festival di Francia, che stavano almeno 3-4 festival dedicati al cinema italiano, mi pare che può essere Rivult o qualcosa del genere. Insomma, si era innamorato di lui come regista e quindi aveva proposto a lui di finanziare il prossimo film. Qui siamo trovati io, questo avvocato e un altro socio, in pratica a mettere a disposizione una certa somma di denaro a Ciro. E quindi Ciro ha cominciato a girare, purtroppo, pensate un po', quando ha cominciato a girare è esploso il Covid, ciò nonostante, per fortuna, questa è stata un'esperienza produttiva che mi ha permesso di imparare tante cose. Innanzitutto la difficoltà dei rapporti con il Ministero in cui io lavoravo, perché scoperto quanto, cioè già lo sapevo, devo essere sincero, quanto i miei colleghi delle volte siano abbastanza burocratici e non ci vengono molto aiutare l'utenza. Per dire, io ancora mi ricordo che, forse voi non lo sapete, ci sono diversi obblighi per chi semplicemente chiede la nazionalità del film. Qui molte pratiche l'ho fatto io, quindi sapevo come fare. Però alcune pratiche, tipo la revisione, sono riuscito a farle fare da persone che conoscevo anche gratuitamente. Ma il deposito delle copie alla Cineteca Nazionale, quando uno ha un film italiano, di nazionale italiana deve depositare le copie. E sicuro, è stata una cosa pazzesca, anche perché poi ci stanno dei termini, nel senso che poi questi termini non vengono rispettati. Noi non abbiamo avuto neanche un contributo, non abbiamo chiesto proprio, volevamo essere totalmente indipendenti. Infatti Ciro ci ha ringraziato perché lui era libero, vi dico soltanto che lui aveva scelto come attore protagonista del film Giulia, parte l'attrice, aveva scelto un attore che era un attore italiano che però lavorava in Francia, un attore di teatro, che gli era piaciuto molto. E mi ricordo, sono partite le riprese, al terzo giorno mi ha chiamato e mi ha detto guarda, non funziona l'attore. Però no, avevo sentito anche l'organizzatrice, mi diceva guarda, sul set c'è un'atmosfera, perché? Perché Ciro è uno che vuol far recitare le persone in modo naturalistico, per cui addirittura mi ha fatto fare una parte a me. Sfruttando la Diagolo Correa, tra l'altro, sui discorsi che avevo fatto io il primo giorno che ci siamo incontrati, mi ha chiesto di rifare questa parte. E insomma, questo attore invece di teatro si trovava con altri attori, che erano attori naturali, a lavorare male, si arrabbiava. Insomma, lui il terzo giorno ha detto: guardate, io devo cambiare l'attore. E chiaramente lui era imbarazzatissimo perché faceva rischiare i soldi, cioè i soldi nostri. E
potrei darlo io, ha detto, comunicazione, oppure c'è un altro amico che in effetti conosce la parte, potrebbe provare. Noi in tre punti abbiamo dato piena libertà, piena fiducia, tu cazzo, tu regista, noi stiamo finanziando perché crediamo in te. E quindi il quarto giorno, dentro il quarto giorno, ha cominciato a girare con un altro attore e il film invece è andato benissimo. Siamo arrivati alla fine, vi posso dire, insisto, che noi abbiamo rispettato tutte le normative, però posso dire che per la macchina che si vede nel film del protagonista maschile, la mia macchina, insomma, l'appartamento, il pianerottolo della casa di una signora, la casa di una mia amica, insomma, sono tutte cose che date, voglio dire, gratuitamente, quindi in effetti i soldi che noi abbiamo messo sono soldi vivi, le spese vive effettivamente, perché il resto delle prestazioni eccetera sono carature, così via. È stata una bellissima esperienza, e allo stesso tempo già con Ciro avevo fatto un'esperienza per un altro corto, perché lui voleva provare alcune cose, e anche lì posso dire abbiamo girato un corto, io sono intervenuto alla fine, semplicemente perché anche lì abbiamo addirittura fatto questo film, questo corto in un club jazz di Roma molto famoso, e ci stava l'orchestra che suonava, che faceva gratuitamente, abbiamo usato delle musiche libere da diritto perché erano esibite dalla stessa orchestra, cioè quindi sempre in economia, con una partecipazione quella era l'idea, cioè lì dentro ci stavano 40-50 persone che erano disposte a fare cinema, per il piacere di fare cinema. Poi appunto con Roberto lo conosco da 40 anni, pensate, l'ho conosciuto proprio 40 anni esatti, quando abbiamo fatto il corso di sceneggiatura, pensate, con Ugo Pirro, con Nanni Loi, con Nanni Loi, conosce Nanni Loi? No? Sì, insomma, con queste persone. Vecchio segreto. Vabbè, comunque, quindi so che lui è veramente un vero filmmaker. Il problema è che lui non solo appunto è capace di girare, prendere, montare, fare musica, curare gli esperti speciali, ultimamente un grande ritardo, però ho fatto un grande, si è occupato anche, ha imparato a usare anche il montaggio e così via. Ma il problema è che essendo un filmmaker, quello è il suo maggior difetto, il suo maggior pregio e il suo maggior difetto, perché lui è un autore personale, vuol fare le cose sue, avete visto, lui è un autore veramente un vero poeta, di usare immagini per raccontare, pensare, andare nelle periferie di Roma. Sappiamo che Roma è una città bellissima, però c'è anche delle parti che sono tutt'altro che belle. E lui, ecco, questa sua poetica, che io conosco da anni, che sta anche conosciuto nei suoi cortometraggi, ci sta anche nel lungometraggio che ha girato Bianco e così via, è veramente unica. Però purtroppo secondo me è un limite. E il limite che in fondo c'è anche Ciro De Caro. Adesso Ciro De Caro, per esempio, è riuscito ad avere il finanziamento del Ministero per quarto film questa volta, senza me produttore per ora. E lui invece, dire, secondo me, sia Ciro De Caro che lui dovrebbero piegarsi a non fare soltanto le opere loro, e questo è il loro difetto, cioè essere autori totali, e quindi cioè piegarsi a fare anche opere di altri, anche forse opere un po' commerciali, soprattutto per avere maggior poi libertà, cioè guadagnarsi il titolo per poter fare quello proprio che loro vogliono, però avendo una comunità commerciale che purtroppo molto spesso non può venire fuori da film che sono soltanto quelli. Spero di avere le possibilità di lavorare ancora con Roberto. Io personalmente credo che adesso comincerò invece a essere io a provare, non tanto a fare il regista, ma a fare invece no, lo sceneggiatore, che era la cosa per cui avevo cominciato a seguire i corsi, per cui siamo conosciuti. Adesso appunto sono libero di cominciare da capo, però posso fare, visto che noi, come sapete, siamo un boomer, quindi abbiamo persone che abbiamo una lunga vita e possiamo almeno avere altri 20 anni occuparci di quello che vogliamo e che ci reggiamo in piedi. E quindi questo è quello che tenterò di fare. Passiamo a Roberto. Allora, ecco il regista. Allora, la domanda di Pragmatica è sempre questa. Come è nata l'idea? Perché hai voluto fare questo film? E poi, va bene, per l'amicizia ovviamente hai coinvolto anche Ugo, vediamo anche in che modo. Vai. Ma non mi dilungo, diciamo che rientra nelle poetiche mie, io ho scritto già una sceneggiatura, si chiama I confini della città, che per l'ispirazione del mio vecchio metraggio, con l'avvento Globo d'Oro, per la stampa estera, e quindi può sempre vivere tra una fiaba metropolitana, tra una storia un po' estrema, con elementi onirici e l'aspetto realistico dell'ambientazione, c'è anche forse un contrasto.
E quindi questa, poi ho, questa l'ho accantonata. Poi ho trovato questa ragazzina che aveva fatto uno spot, che è riuscito tanto in questo spot della Wind 3. E allora io ho chiamato addirittura la gente, quindi allora mi ho fatto il provino, ha funzionato. Beh. E allora quindi è stato anche lo spunto che ho trovato la protagonista adatta per questa storia qui, che se no pensavo era difficile fare. Non ho fatto il provino, l'ho proprio vista in televisione, intanto quella era la difficoltà che ho funzionato a lavorare. Quindi un po' che rientra un po' nelle mie tematiche questo cortometraggio. Vedete, Ugo lo conoscevo da tanti anni, sapevo che mi stimava, i miei lavori erano piaciuti, l'ha visto naturalmente le varie proiezioni. E posso dire, insomma, quando è stata la coincidenza che lui andava in pensione con la uscita, allora guarda, cioè, guarda, il prossimo corto te lo finanzio io. E io, insomma, sempre con corto in economia ho fatto, però in 2 giorni l'ho girato, in solo 2 giorni l'ho girato. E quindi niente, questo. Io stesso dico, a questo punto sono curioso di sentire un po', anche magari sì, Allora, se sono domande e curiosità, io vengo da voi col microfono, forza, non siate timidi. Vedo qualche mio amico che è venuto, Massimo Pierantozzi, che ha fatto anche l'attore. Ma quella era la bibliotecaria, c'è la bibliotecaria, dove, sotto casa mia, è venuta, ma sono andata, non è rimasta. Incredibile, poi è venuta. Bellissimo il cortometraggio, volevo sapere dove è stato girato. Mi è sembrato di vedere Casilino 23 via Teano, però non so se. No, via Valentino Panal, era quello con Casilino 23, assolutamente. Sì. Stranamente poi i posti in esterno sono stati gli stessi vicino agli interni, tutti in quella zona lì, pure quelle. Quando lei si ferma a vedere le nuvole, dietro c'è, poi lì era chiuso, però c'è la stazione Casilina proprio, mi pare, dietro, la stazione Casilina, no? Non Prenestina. Prenestina, vedi? Tra la Prenestina e la Casilina. E io lo credo. Zona la Prenestina o la Picano? La Picano. No, perché via la Bico passa via la Casilina. La Picano c'è la Giovanni. No, Prenestina o la Picano. Via la Bico passa dietro il Casilino 23. Sì, quindi tutti io ci ho abitato. Le passeggiate stanno costruendo la metropolitana, che stanno a fare? Sì, va bene, ciò come no. La fermata, io ho preso da poco, scendevo anche con la metro, la fermata della linea C Teano, come si chiama? Che in quella piazza ci ha girato pure Milano. Ah, vedi. Altre domande? Sì, ho questi ruderi. Curiosità? Se va un po' coinvolto, se va... Arrivo. Questo è l'angolo appunto da questo lato. Io sono qui perché nel lontano 1977 io, Roberto Di Vito e un tale di nome Massimo Pellegrini ci siamo incontrati al Metropolitan, non come attori, ma come a vedere la prima di Suspiria di Dario Argento. 3 sfigatissimi, fuori da soli, con una folla, Mark Palermo. Ed eravamo in classe insieme. E quindi io, con la mia compagna, ho sempre detto. Tempo lui ha detto vedrai che sta diventando un regista, che diceva voglio diventare un regista. E allora ho cercato un po' su internet, ho detto è diventato un regista. Io sono diventato uno psichiatra, quindi siamo rimasti un po' nell'orrido entrambi. E quindi è un caso, ma non è mai un caso, che io sia diventato socio quest'anno di questo cinecircolo e un bel giorno, proprio ieri, l'altro ieri ho detto Simo, tu non ci crederai, ma domani ci sarà Roberto Di Vito. E quindi non potevo non esserci, dopo ovviamente ti saluterò meglio. Però era sempre stato, io lo dovevo soltanto dire come biografo, visto che faccio lo psichiatra, sono un po' un biografo. Lui era una sorta di personaggio etereo, leggero. Non so se l'avessero nulla, c'eravamo tutti un po' in quella classe adesso per lui. Però diciamo che aveva questo modo di essere molto molto sopra noi. Faceva parte di un altro, proprio un poeta. Di uno studente si paga tutto, allora volevo soltanto poi dopo ti chiederò
No, volevo solo dire questo, perché una persona fantastica, sono veramente felice di averlo incontrato. Bellissima testimonianza, grazie. Qualcun altro? Arrivo. Grazie. Volevo complimentarmi per la poesia che viene fuori da questo cortometraggio, è veramente toccante e ben girato chiaramente, ma io non ti conoscevo, però sento Massimo che ha parlato molto di te, poi sentendo le testimonianze degli altri, e quindi veramente complimenti, un bellissimo cortometraggio. E poi volevo salutare Antonino, con cui abbiamo girato la partita al Quarti Show. C'è piccolo il mondo! Al campo di calcio di Quarticcio. Bravissimo, sì, l'allenatore. Mi sta scendendo una cataratta secondaria, quindi non è che vedo. No, tranquillo. Io non sono già dal cortometraggio, perché che strano, fortuna. Comunque volevo chiedere, come è nata l'ispirazione a questo cortometraggio? Io ho fatto sempre cose un po' simili. L'hai visto che era tossico ai confini della città, te lo ricordi? Non è un po' pagamento, un po' si accosta. L'angelo del barbone che vede un turbino con delle luci, lo scambia per un angelo. Diciamo, dice un aspetto un po' malinconico pure dell'esistenza, e come, vabbè, se vuoi sapere quali significati così, però insomma senza dare troppa importanza, c'è il discorso anche dell'arte, che l'arte ti permette un po' di elevarsi rispetto alle meschinità della vita, no? Ai contrasti, ti permette un po' di sognare l'arte, in fondo è come una realtà parallela, quando mangiamo un discorso troppo impegnativo, l'arte è anche una realtà parallela, no? Se vogliamo. E quindi poi riunisce un fatto artistico, tra cui la ragazzina scrive poesie e la cosa suona il flauto, anche se forse si capisce un po' meno, però suona il flauto, quindi poi c'è un'interazione, no? Anche se sotto forma di musica tra il flauto e la poesia della ragazzina nel finale. E quindi nato appunto da una cosa che avevo scritto un po', da, come si dice, uno spin-off. Di questi racconti dei confini della città, e sempre per dimostrare questo aspetto, un po', se vogliamo, forse un po' pasoliniano pure, un po' di una parte di Pasolini, di uccellino, insomma, così facciamo un impegno sociale molto più forte, per carità. Però e poi è anche interessante vedere luoghi che apparentemente sono magari anche un po' squallidi oppure anche un po' non perfetti, però dargli una valenza invece poetica attraverso l'immagine e la storia. Quindi c'è questa esigenza. Una delle poche cose che mi è rimasta forse rispetto al mio più cinismo maggiore con l'età è la curiosità di vedere i luoghi in una città di Roma. E Roma secondo me è molto più sfaccettata, può dare molte più sensazioni di quello che sembra. Ci sono tante Rome diverse che possono interagire, quindi e questo mi dà uno stimolo per fare magari altri corti. Certo, io magari cercherei di fare un film a lungometraggio, il corto rimane sempre un limbo, no? Un po' ancora già la sua volta pure il lungometraggio limbo adesso, però il corto è un limbo, invece il lungometraggio li confronti con il mercato, con gli altri film, con il giudizio proprio più, come dire, economico anche, no? Delle persone che ti vedono i film, quindi con l'audience purtroppo, no? No, ti confronti con... Invece sul conto rimani sempre, ecco, fatti un bambino, un ragazzino, come dire, non cresciuto ancora, quindi... Vabbè, adesso per ora mi fermo. Io prego. Volevo brevemente intanto più vicino alla bocca. Alla mascherina. Sì. Volevo ringraziare Roberto per avermi invitata qui e poi sì, dopo... un'amica, sì. Che Flaminia fa anche un po' l'attrice. Anche io ho visto le opere precedenti di Roberto e riconosco questo filo conduttore che parla sempre comunque di spiritualità, di trascendenza in qualche modo, di
di qualcosa di più dell'immediato che ci si trova intorno e che magari non è il massimo, no? Specie nella situazione familiare della famiglia, eccetera. Sì, con quanto accenno, con le voci fuori campo, ho fatto questa cosa qui. Come bambina e come donna ho seguito il percorso di questa ragazzina, cioè ex bambina ovviamente, e naturalmente nel suo andare così da sola, no? E intrufolarsi nella casa di questo signore che l'aveva comunque salvata. Comunque c'è anche un po' di, no, sospeso, nel senso tu entri in un luogo sì, chiuso. Un po' di thriller, c'è pure esatto. Un po' di thriller c'è anche qui. Quindi c'è questo coraggio di lei che vuole ringraziare il suo salvatore. Vabbè, ma sono tutte cose ovvie, però a me piace questo spirito che tu hai dedicato. Certo. Delicato e sempre poetico. Pensate che a me piace anche l'orlo a proposito. Grazie. Allora, c'è anche lavorato, ho la fortuna di conoscerlo. No? Come vuoi commentare questo commento? No, ringrazio, sì, diciamo che mi viene spontaneo un po'. Quindi pure io avevo un aspetto più un po' più così terra terra, ma anche un aspetto un po' realista. Questo fa parte. No, diciamo che infatti piace anche la suggestione un po' della paura, anche se c'è della paura, c'è della paura al cinema. E quindi mi piaceva molto la gente che suggestionava come film, anche un po' violenti. La violenza non era lo splatter, non era quello che non ammiravo di più, però comunque mi impressionavano. A suo modo, certi momenti, anche poi di quella gente, con l'uso delle musiche, quindi sì. Diciamo che adesso ringrazio, speriamo che riesca a mantenerlo, al di là poi di qualcuno che lo produce, di mantenerlo anche in un lungo metraggio, forse è un po' più difficile, Perché secondo me un'altra buona uscita non è mi pare di dover per Ugo, quindi non lo so, insomma, sarà un po' più complicato. Allora, c'è un'ultima domanda, vai. Poi. Allora, premettendo che anch'io ho conosciuto Roberto nel lontano 1982 ai corsi del Cinema Democratico, e presumo che avrò incontrato anche il signore, però lui non me lo ricordo sinceramente. Il corso del Super 8? Sì. Super 8, non l'ha fatto, non lo fece. Allora no. E niente, volevo dire che una domanda stupida che più non si può. Siccome sono un po' fissato con la meteorologia, ma le nuvole sono nel cielo di Roma? Ah, ecco, non lo so, mica lo so io. Aspetta, concludiamo le ultime due domande così vai nel risposta. Io mi volevo complimentare per la delicatezza con cui lei tratta questo argomento e mi è piaciuto molto questo contrasto tra la tristezza di questa routine familiare che si sente dietro quella porta, che purtroppo è una realtà che esiste, però trattata molto delicatamente, e invece la poesia di questa ragazza che invece guardando le nuvole sogna e riesce ancora a pensare a un mondo migliore, e c'è molto, diciamo, ottimismo in questo. Si è anche parlato proprio di questa. Aspetta Roberto, che ti arrivo con le condizioni. Devi parlare prima delle nuvole e poi di quest'ultima cosa, come vuoi. Che poi si unisce tutte e due, una volta si unisce pure. Sì. Le nuvole vedo io gran parte, non proprio tutte, gran parte l'ho presa da internet, quindi neanche so bene se sono romani, probabilmente no. Le nuvole, però penso, c'è un fenomeno che io non l'avevo sentito all'epoca quando c'era il film, che viene anche ripetuto, anche negli articoli, che si chiama paleoclima forse, no? Se cercate su internet, puoi vedere gli oggetti, vedere le cose familiari, vedere due, quello che ci circonda. C'è proprio una scienza. C'è proprio uno studio. E quindi
stato nominato più volte nel sanatorio, poi ci ho fatto caso che quando venivano nominavano. E quindi niente, sì, questo fatto è carino, ma due veramente certe volte sembra che ci sono delle figure, di conoscere delle figure. E poi il bello è che però rimangono qualche secondo, qualche minuto, poi si dissolvono. Cioè, e poi si dissolvono purtroppo. O per fortuna. Allora, l'ultima via. Come si dice? Pareidolia o pareidolia? Prego. Senza entrare nei dettagli. È un amico, senza entrare nei dettagli della tua biografia, però volevo anche un po' capire meglio le tue origini, anche un po' come fotografo, cioè se questo poi ti ha come è stata l'evoluzione. No, a me piace molto fotografare, ecco, un'altra cosa che mi è rimasta è andare in giro per Roma e fotografare. C'è cioè, poi di fotografare anche delle modelle, no? Ma tutte più o meno non è difficile. Però vado in giro per Roma anche a fotografare quello che mi interessa. Di a certe volte fotografare dà senso alle mie attraversamenti, cioè come dire, come una testimonianza. Però no, è sempre piaciuto a me il cinema, però io facevo i Super 8, facevo addirittura i Super 8 quando ero piccolo. Mezzo insomma così non c'erano tutte queste, non c'erano i social, ma non c'erano neanche i computer, no? Quindi c'era soprattutto l'unico momento che costava pochi soldi in cui potevi confrontarti col cinema. L'ha fatto una, più famoso è Nanni Moretti, poi sono Agattico, c'era tutto il Super 8. No, poi che volevo dire. Ah sì, volevo dire una cosa un po' triste, no, che io ho fatto tanti voti anche con i miei anni, però mi sembra come ormai, lui parlava di Ciro De Carlo, cioè, ognuno si deve paragonare all'altro, forse rispetto a un livello che ho raggiunto con i miei lavori, con le conoscenze, forse magari ho dovuto lavorare un po' di più, invece rimango sempre un outsider che ogni tanto lavora col cinema, quindi forse, ecco, sarà colpa mia, sarà un po' anche colpa mia, difficile inserirsi, e quindi forse la dimensione mia sarà che magari col bastone 80 anni vengo a fare la sedia, comunque il relatore è un percorso diverso. Allora io direi che no, è bella questa presenza di tanti amici che diciamo riconoscono appunto non tanto il valore dell'amicizia ma anche il valore della poeticità, della dolcezza con cui appunto fai le tue cose. Molto bello anche lo psichiatra che diciamo dopo tanto tempo vi siete trovati, ma non mi ricordo. È vero, una cosa bellissima, no, tra l'altro mi volevo togliere lo sfizio di dire che quando più di 10 anni fa assunsi la carica di presidente del mio Rotary, perché lì una volta all'anno bisogna farlo, e allora io avevo un amico rotariano psichiatra e lo invitai a tenere una conferenza, una delle prime, al titolo che diedi io, Psichiatria 2. Perché ci si iscrive al Rotary. Allora forse si potrebbe fare un bel saggio, diciamo, Psichiatria perché si vuole diventare registi, no? Lui potrebbe essere sicuramente un caso, diciamo, un caso di studio, perché no, diciamo, da questo punto di vista. Allora, come no, certamente. Allora, grazie naturalmente della vostra attenzione, di essere stati qui con noi. Ringraziamo per Con la testa tra le nuvole, Roberto De Vita, il regista, Ugo Maestrocchi, che è il produttore, e Antonino Anzaldi, che è uno degli attori protagonisti. Grazie molte e alla prossima. Grazie.